Introduco con piacere questo incontro dell'AMCI di Roma, l'Associazione dei Medici Cattolici per la Diocesi di Roma, un incontro in preparazione della 30ª giornata mondiale per il malato, giornata voluta da Giovanni Paolo II e che rimette al centro della questione sanitaria la persona malata. E in questo incontro ascolteremo una breve riflessione di Don Mauro Cozzoli, che è l'assistente ecclesiastico dell'AMCI Roma, e le conclusioni del professor Filippo Boscia, che è il presidente nazionale dell'AMCI. Una sola osservazione. Don Mauro commenterà il messaggio di Papa Francesco che ha inviato in occasione della 30ª giornata e che appunto è centrato sulla capacità di farsi prossimo, di essere vicino, di accompagnare, di sostenere, in qualche modo di esserci come nucleo centrale dell'aiuto, dell'assistenza, della cura che possiamo prenderci dell'altro. Però contemporaneamente, proprio oggi, è stata diffusa una lettera da parte dei Vescovi italiani, della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, che ha un titolo diverso. Il titolo è Lettera ai curanti. In questa lettera i Vescovi italiani ringraziano tutti i curanti, medici, ma non solo medici, tutti i curanti, per quello che è stato fatto in questi ultimi due anni in cui il trauma pandemico ha colpito duramente la nostra realtà, l'Italia, Roma, ma tutta l'Italia e tutto il mondo, come sappiamo, e in questi due anni abbiamo riscoperto il valore della scienza, il valore della conoscenza, il valore della cura, dello stare vicino, il valore del sostegno. Insomma, abbiamo riscoperto molti valori che potremmo riassumere in una conclusione finale, che è questa, quella che poi di fatto Papa Francesco dà in Fratelli Tutti come risposta di senso e significato alla pandemia. E cioè la grande lezione che abbiamo ricevuto dalla pandemia è che per ricominciare dobbiamo ricominciare dalla relazione interpersonale. E in questo senso questa lettera ai curanti, che esprime gratitudine, un sentimento complesso, a volte misconosciuto, non facile, esprime gratitudine ai curanti, è una lettera dalla quale possiamo appunto prendere lezione per ricominciare. Esprimiamo gratitudine per tutti quelli che in questa pandemia hanno lottato e combattuto ed entriamo in questa 30ª giornata mondiale del malato occupandoci non solo della persona malata al centro delle nostre attenzioni, ma anche di tutti coloro che si prendono cura di chi sta male. La mia riflessione e meditazione prende spunto dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 30ª giornata mondiale del malato, che ha come titolo il versetto di Luca 6,36: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, sottotitolo porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. Ecco, sostanzialmente, se questo è il titolo, l'argomento del messaggio, a cui io poi mi rifarò in alcuni passaggi significativi, capite bene allora che la mia riflessione va sul tema della misericordia, come lo inquadrerò subito adesso. Leggiamo nel messaggio: la misericordia è il nome di Dio, il nome del Dio biblico, Dio misericordioso e pietoso, è l'identità di Yahweh nell'Antico Testamento, Dio ricco di misericordia è il Padre di Gesù nel Nuovo Testamento. Gesù, a sua volta, ci dice il Papa, è la misericordia del Padre. Testimone, dice, dell'amore misericordioso del Padre verso i malati. Ecco due citazioni. La prima dal Vangelo di Matteo.
Gesù percorreva tutta la Galilea guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Quindi il ministero terapeutico di Gesù, guarendo ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. E poi quella bella sintesi degli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 38, che no, sintetizza con queste parole la missione di Gesù. Passò beneficando e risanando tutti. Beneficando, facendo del bene, alla lettera. E questo bene che faceva Gesù prendeva innanzitutto la forma non terapeutica, risanando tutti, guarendo o quantomeno curando. Gli apostoli, ci dice il Papa, sono mandati dal Maestro ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi. Allora, ecco l'imperativo. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Chi lo pronuncia questo imperativo è Gesù stesso. Misericordiosi come il Padre, in Luca 6,36. E allora ecco la misericordia. È da intendere nel suo significato proprio letterale. Misericordia è parola no, che ha due lemmi, miseria e cuore. La misericordia è questa virtù del cuore che si china sulla miseria umana. Le forme di miseria, di povertà, sono tante. Fisica, economica, alimentare, abitativa, affettiva, morale, spirituale. Il messaggio polarizza l'attenzione sulla malattia, la miseria che prende forma di malattia. Miseria non solo fisica, ma anche mentale, affettiva e spirituale. E qui il Papa cita, dice lui, un pensatore del XX secolo, esattamente Emmanuel Levinas, ecco il filosofo del volto, no? Levinas, dice, lui ci suggerisce una motivazione, no? Perché la misericordia nella cura? Dice, cita Levinas il Papa, il dolore isola ed è da questo isolamento che nasce l'appello all'altro, l'invocazione all'altro. Dolore isola. E allora chi è in questa sofferenza? Cerca, ecco, di uscire dal suo isolamento facendo appello all'altro. E aggiunge, commenta, quando una persona sperimenta nella propria carne fragilità e sofferenza a causa della malattia, il suo cuore si appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano. La domanda di senso per tutto quello che succede si fa più urgente. E per cui non c'è soltanto il male fisico della malattia, c'è tutta questa componente, no? Psicologica, affettiva, emotiva, anche spirituale e morale. Il cuore si appesantisce, la paura cresce, si moltiplicano gli interrogativi, la domanda di senso addirittura per tutto quello che gli sta succedendo. E poi si spinge fino al momento presente, no? Caratterizzato dalla pandemia. Come non ricordare a questo proposito i numerosi ammalati che durante questo tempo di pandemia hanno vissuto nella solitudine di un reparto di terapia intensiva. L'ultimo tratto della loro esistenza l'hanno vissuto in questo modo. Certamente curati da generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti più cari e dalle persone più importanti della loro vita terrena. Per cui questa solitudine aggrava la malattia fisica.
Ecco allora, dice il Papa, l'importanza di avere accanto dei testimoni della carità di Dio, che sull'esempio di Gesù, il buon samaritano, versino sulle ferite dei malati l'olio della consolazione e il vino della speranza. Questa è un'espressione ormai diventata classica. Versare, no, sulle ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Il riferimento è a ciò che fece il samaritano. Versò su quelle ferite l'olio e il vino, erano i medicinali che aveva. Poi la spiritualità, la teologia, la devozione, no, ha attribuito il contenuto a quei due simboli, l'olio della consolazione e il vino della speranza. Due virtù importanti, no, della vicinanza a chi soffre. Dunque, ecco, importanza della misericordia. Soffermiamoci un momento, no, su questa virtù cardine, non soltanto del Vangelo, non soltanto dell'etica e della spiritualità cristiana, ma dell'etica tout court, della morale tout court, dell'antropologia tout court, la misericordia. Il cuore che si china sulle miserie umane. La misericordia, ecco, mi soffermo adesso proprio su un po' di fenomenologia, ma molto breve, insomma, no? Di questa virtù della misericordia. E virtù, ecco, scandita da empatia, compassione e consolazione. L'empatia, la compassione, la consolazione costituiscono il trittico della misericordia, nel loro significato profondamente umano, di en pateia, cum passio, con solazio. Andiamo ai lemmi originari, no? Proprio per poter cogliere la pregnanza di questo trittico della misericordia. Appunto, nel loro significato profondamente umano, come vi dicevo, no? Empateia, simpateia, compassio, consolatio. Entrare nel pathos, empateia, entrare nel pathos, nella passio, compassio, pathos, passio, dicono la sofferenza, il dolore, la solitudine dell'altro, en, entrarci dentro, cum, siun, pateia, è una virtù, è una preposizione di condivisione, entrare nel pathos, nella passio, ovvero nella sofferenza e nella solitudine dell'altro, alleviarle con il solatium, consolazione, con il solatium, cioè il conforto, il sollievo, il solatium, il conforto, il sollievo amorevole della presenza. La presenza accanto a chi soffre, prima ancora di ogni parola, di ogni gesto, dice da sola, dice. Quindi il solatium amorevole della presenza, il solatium, il conforto, il sollievo spirituale della parola e della grazia, del Vangelo e della grazia. Il solatium, il conforto e sollievo terapeutico delle cure mediche. Il solatium, il conforto e sollievo psicologico delle strategie di coping. Queste strategie di coping sono meccanismi psicologici adattativi, messi in atto o fatti mettere in atto per fronteggiare problemi emotivi e relazionali
allo scopo di gestire, ridurre, tollerare lo stress, il conflitto, la sofferenza. Ecco, virtù che fanno uscire il paziente dall'abbandono della solitudine e accendono e alimentano la speranza. Importante questo, no? Uscire dalla solitudine e accendere la speranza. E qui cito un passaggio della bellissima enciclica sulla speranza, Spe Salvi, di chi è? Di Papa Benedetto. Un passaggio molto, ma molto bello a questo proposito. Apro le virgolette. Accettare l'altro che soffre significa infatti assumere in qualche modo la sua sofferenza, cosicché essa diventa anche mia. Ma proprio perché ora è divenuta sofferenza condivisa, nella quale c'è la presenza di un altro, questa sofferenza è penetrata dalla luce dell'amore. La sofferenza è penetrata dalla luce dell'amore. La parola latina consolazione, lo esprime in maniera molto bella. Lo esprime in maniera molto bella, suggerendo un essere con nella solitudine, che allora non è più solitudine. E qui consentitemi una digressione. Questa è la misericordia, no? Scandita da questo trittico dell'empatia, della compassione, della consolazione. Consentitemi una digressione. Riguarda la questione del fine vita, fortemente sentita in questo tempo e dibattuta nel nostro paese, soprattutto a motivo di tre fattori molto molto presenti, molto molto attuali di questo nostro tempo, di questi nostri giorni. Il fine vita, fortemente sentito e dibattuto come questione nel nostro paese, in rapporto a tre elementi. Proprio su questo è uscito proprio in questi giorni un mio articolo su Vita Pastorale, proprio sul fine vita, dove li ho richiamati anche questi motivi di riflessione, di dibattito, molte volte dibattito anche acceso. Il primo motivo, la raccomandazione della consulta al Parlamento di esprimersi in forma normativa sulla questione del fine vita. La consulta è invitata a questo a seguito della sentenza Cappato di più di un anno fa, insomma. Eravamo nell'agosto del 20, insomma, no? Quando ci fu questa raccomandazione della consulta, dando anche delle indicazioni per una legislazione in merito. In secondo luogo, il referendum a seguito delle firme, 1.500 firme, no, 1.500.000 firme raccolte dai radicali, e poi il disegno di legge in discussione nel Parlamento. Ecco, soprattutto questi tre fatti stanno alimentando, no, questa discussione, a cui si aggiunge anche poi un fatto molto molto più ampio. Mi riferisco a una cultura radical libertaria che propaganda eutanasia, suicidio assistito, diritto a morire per mettere fine a una vita ritenuta non rispondente a
certi standard di qualità e quindi una vita non più degna di essere vissuta. Noi stiamo vivendo questa situazione estremamente critica che riguarda il fine vita in rapporto a questi elementi che ho cercato di, a cui ho cercato di fare riferimento in questo momento. Ebbene, ecco, la differenza qui la fanno per noi le virtù di misericordia. La differenza cristiana è portata dalle virtù di misericordia, che non sono virtù esclusivamente cristiane, ma tipicamente cristiane, bibliche, ma non esclusivamente, perché ogni intelligenza umana, ogni ragione pratica, no? La ragione morale, direbbe Kant, no? È in grado di coglierle nel loro significato e nella loro efficacia. La differenza qui la fanno le virtù di misericordia, che fugano ogni tentazione eutanasica e soppressiva della vita. In malati affetti da gravi e irreversibili malattie degenerative. Perché fanno la differenza? Perché coltivano in essi l'amore e il gusto per la vita, nonostante la loro situazione di malattie fortemente degenerative, a cui si uniscono anche forti sofferenze. Queste virtù di prossimità e di condivisione, di cui ho detto prima, con l'apporto di cure palliative e di terapia del dolore, sono l'alternativa concreta. Grazie. A una sociocultura oggi incapace di offrire a questi malati niente di più e di meglio che un diritto al suicidio. Una cultura, una sociocultura che non sa offrire di più e di meglio a questi malati di un diritto al suicidio. Suicidio assistito, quindi te lo favorisco. Visto e propagato come supremo atto di libertà. Supremo atto di libertà, così è propagato. Perché è supremo? Perché con quell'atto tu metti fine alla tua vita. Il più grande atto di libertà, a questo punto siamo. Abbiamo oggi vari studi e indagini i quali ci dicono che questi ammalati, circondati dall'affetto, dalla fiducia, dalle premure di caregivers a vario titolo, circondati da questo affetto, da questa fiducia, da queste premure, che, come dice il Papa nel messaggio, versano sulle ferite di questi malati l'olio della consolazione e il vino della speranza, questi ammalati vivono riconciliati con la loro malattia. Io ne conosco, e anche voi ne conoscete. Vivono riconciliati con la loro malattia, immuni da ogni tentazione eutanasica. La differenza la fanno queste virtù di misericordia, virtù di condivisione, di prossimità, di compresenza, di compassione. Vivono riconciliati con la loro malattia, immuni da ogni tentazione eutanasica, virtù che accendano e alimentano una speranza, nonostante tutto. Torno al messaggio del Papa e concludo. I progressi e i grandi risultati della ricerca e della scienza medica oggi, le nuove tecnologie, biotecnologie, la diversificazione delle specializzazioni, tutto questo, dice il Papa, non deve mai far dimenticare la singolarità di ogni malato.
con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è sempre più importante, sto citando ancora, è sempre più importante della sua malattia. Per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall'ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia. Fine della citazione del Santo Padre. Il Papa conclude con due auspici. Io li richiamo e concludo anch'io. Il primo fa appello alla formazione. L'appello è rivolto ai medici. Il secondo ai luoghi di cura. Il primo appello è alla formazione, è pedagogico. Cito, i percorsi formativi degli operatori della salute siano capaci di abilitare all'ascolto e alla dimensione relazionale. Abilitati all'ascolto e alla dimensione relazionale. Formare medici, no, come a dire, non sono abili a curare la malattia, ma a prendere in cura il malato, a farsi carico del malato, coltivare quelle virtù. Secondo appello ai luoghi di cura. Testualmente, i luoghi di cura diventino case di misericordia. O dovrebbero essere tutti in rapporto a questa miseria, diciamo, no, primaria, che è la malattia, non è l'unica miseria. Diventare case di misericordia. Le case di cura, ma c'è da dire innanzitutto le istituzioni sanitarie cattoliche che portano, no, proprio pubblicamente, manifestamente il nome e l'aggettivo di cattolico, dove il cattolico non può essere o diventare un'etichetta, ma un luogo e una comunità terapeutica in cui ogni malato possa sperimentare la differenza cristiana, possa sperimentare la carità terapeutica di Cristo e lui, il buon samaritano. Grazie Don Mauro, lo dico a beneficio di coloro che ci seguono sul canale YouTube, allora che Don Mauro Cozzoli, che è l'assistente ecclesiastico dell'AMCI di Roma, ha commentato il messaggio di Papa Francesco per la 30ª giornata mondiale del malato che si celebra domani e quindi ci ha aiutato a prepararci a questo grande e straordinario evento. Adesso saremo molto rapidi, chiedo se possibile agli altri relatori di essere rapidissimi, di avere 2 o 3 minuti per un brevissimo commento e poi concluderà l'incontro il professor Filippo Boscia, che è il presidente nazionale dell'AMCI e che ci fa un grande onore essere qui stasera e questo è veramente straordinario per noi AMCI Roma e speriamo di averlo in presenza presto, di poter stare tutti insieme, di poter fare un grande evento che stiamo già preparando
E allora rapidamente la parola va a Dario Sacchini, vicepresidente dell'ANCI Roma. Dario, un tuo commento velocissimo per la 30ª giornata, poi al segretario dell'ANCI Roma, Francesco Bungaro, poi a Maria e a Gianfranco e anche ad Alessia che è arrivata, si è aggiunta adesso, mi sembra. Quindi coraggio e siamo molto rapidi perché poi diamo la parola conclusiva a Filippo Boscia che con santa pazienza ci sta seguendo. Grazie a voi, grazie sempre. Allora, proprio lapidariamente cito un'espressione del professore Gonzalo Herranz, che è stato uno degli esponenti di punta della bioetica europea, insegnato per lungo tempo all'Università di Navarra a Pamplona. Lui amava ripetere che la scienza senza carità è oscena, ma la carità senza scienza è un'amara presa in giro. Dunque la compassione insieme alla competenza giocano una partita doppia. In dubbio. Grazie. Francesco. Grazie Don Mauro, perché è stata molto bella questa piccola catechesi introduttiva. In particolare mi ha colpito una frase che hai detto, che quando c'è misericordia non c'è più solitudine. Questo è molto bello perché, proprio come dice Papa Francesco, la compassione è una caratteristica essenziale della misericordia di Dio. E quando noi ci troviamo veramente davanti a un malato, e quando facciamo fatica a spiegargli il dolore, riusciamo meglio a spiegargli che il Signore compatisce, cioè patisce con noi, perché l'ha vissuto sulla sua carne, si è fatto uomo per noi, ha patito come noi e più di noi. E questo ogni volta è una chiave di lettura che aiuta la persona a sapere che non è più solo. Ecco perché quando si parla di misericordia sparisce la solitudine e allora è anche più facile per coloro che stanno vivendo una condizione così anche terminale riuscire a vincere anche la tentazione di chiudere una vita. Allora io credo che veramente a ognuno vada proposto la presenza del Signore accanto a lui, anche quando non è chiesta, perché come dice nell'Apocalisse, io sto alla porta e busso, quindi il Signore attende e aspetta ed è sempre accanto a noi. Grazie Francesco. Maria. Apri il microfono, Maria. Maria, apri il microfono. No, dicevo una cosa bella che ho sentito ieri, mi ricordo. Ah, no, l'ho sentita dal re e l'ho evidenziata anche oggi. Ho fatto un incontro sulle cure palliative. Che verrà diciamo messo domani sera su TV Prato, perché la gente non sa che ci sono e quindi magari pensa solo all'eutanasia. Quello che c'è scritto sul portale di un antico ospedale: se sei malato ti guarirò, se non ti potrò guarire ti curerò, se non ti potrò curare ti consolerò. È il to care, che è una cosa completa, perché c'è il cure e il care. Io penso che tutti si debba imparare questo, ecco. Grazie Maria. Gianfranco. Sì. Grazie Don Mauro, le tue parole sono sempre sapienti e mi fanno molto piacere sentire. Tre cose, forse non so se sarò lapidario. La prima, ogni volta che facciamo riferimento al Vangelo, mi sembra che, correggere Don Mauro, sappiamo tutti che l'unica professione con cui Gesù si identifica espressamente è quella dei medici. E comprendo anche
in questo anche gli infermieri, questo è un titolo di onore che forse noi medici dimentichiamo spesso. È un titolo di onore oltre che di responsabilità. Gesù non si identifica nemmeno con i sacerdoti, Don Mauro, o sbaglio, ma con i medici sì. E questo mi colpisce sempre e mi rincuora sempre nel lavoro che facciamo. Secondo, io penso che di fronte ai problemi della sanità e della, soprattutto evidenziati dal Covid, della solitudine dei malati alla fine della vita, che diceva prima Don Mauro, serva oggi più che mai creare nei vari ospedali dei servizi di etica medica. È fondamentale, non solo al Gemelli, collega Dario sa bene come lì penso funzioni in maniera qualificata, ma anche negli ospedali non cattolici, negli ospedali pubblici. È più che mai necessario. Diceva un grande filosofo che io amo molto, Paul Ricoeur, bisogna creare delle cellule del buon consiglio per i malati. E qui credo che sia necessario. Terzo, alle parole che ha detto Don Mauro, aggiungerei un'altra che per noi medici è fondamentale, e cioè dopo empatia, compassione e consolazione, anche l'azione. Senza l'azione non si riesce a realizzare le precedenti. Un'ultima cosa e chiudo. Il tema del fine vita, siamo tutti d'accordo ovviamente, però incombe probabilmente una legge. Se non si fa la legge si andrà al referendum e probabilmente sarà peggio della legge. È importante che i deputati, i senatori di Formazione Cristiana siano supportati da consigli per arrivare a un punto di equilibrio che consenta di fare il meno male possibile. Altrimenti si rischia la deriva. E questo è l'invito all'AMCI nazionale, al professor Boscia. E visto che ci sto e poi non parlo più, invito formalmente l'AMCI nazionale anche a partecipare a iniziative della consulta nazionale delle aggregazioni laicali. Bisogna camminare insieme, professor Boscia, perché altrimenti è difficile tante volte confrontarsi. Grazie. Grazie Gianfranco. Allora, dulcis in fundo, prima delle conclusioni di Filippo, Alessia. Ecco, mi sentite? Volevo ringraziare, come sempre, Don Mauro delle riflessioni profonde che ci fanno davvero pensare. E mi aggancio un po' a quello che ha detto Maria, che condivido. To care, direi più che cure and care, perché io credo che ormai la medicina è iperspecialistica, il livello scientifico è altissimo, ma dobbiamo farci portavoce e fare forse un passo indietro, prenderci cura della persona, la misericordia, l'empatia, la presa in carico non della malattia, ma della persona. È fondamentale sia da un punto di vista medico, e credo che un percorso pedagogico sia di estrema importanza in un momento in cui la burocratizzazione, il tempo che manca, non ci consente mai, per ottemperare, chi lavora in ospedale lo sa, agli obblighi burocratici. A volte noi ci dimentichiamo che abbiamo di fronte una persona. Io spero che noi come medici cattolici potremo davvero portare e difendere questo messaggio. Il tempo della cura è anche questo, potersi far carico della persona e non solo della malattia. Questo è il mio auspicio. Grazie. Allora Filippo, a te grazie. L'ultima parola. Grazie per questa meravigliosa e costruttiva incontro che voi come AMCI di Roma avete tenuto questa sera. Certamente viviamo oggi in un momento particolare, un momento nel quale abbiamo richiamato nello scorso, diciamo, congresso nazionale una rifondazione dell'AMCI, che è un'aggregazione laicale ecclesiale che muove nel fedele rispetto del Vangelo e del Magistero e quindi
fa parte e partecipa attivamente, costantemente, anche con tutta la compagine delle aggregazioni, della consulta delle aggregazioni laicali. E noi siamo tutti quanti dell'associazione chiamati a promuovere l'evangelizzazione anche nel mondo contemporaneo, che in questo momento presenta molte derive e presenta anche tante opzioni di autodeterminazione, presenta anche tante derive riguardanti protagonismi poco dialogici che ostacolano l'annunzio della verità, ostacolano anche diretti cammini di etica. Siamo strattonati da una cultura al ribasso. Di qui l'esigenza dell'AMCI, e io la sto proponendo a tutti i livelli, anche andando su e giù per l'Italia, ma anche in incontri che abbiamo recentemente anche avuto a Roma, di essere in dialogo con tutti, di porre grande attenzione al rapporto della realtà associativa con tutte le altre realtà in vista di un reciproco arricchimento. La nostra è un'associazione che ascolta, che accoglie, che ospita, che educa, è un'associazione libera nella quale noi vorremmo anche intravedere che l'impossibile qualche volta può diventare possibile. Questo è importante che lo si dica, soprattutto in un momento nel quale si proclama a gran voce terminalità, termine assolutamente molto, molto brutto, che non guarda assolutamente alla spiritualità, non guarda all'ecclesialità, non guarda praticamente alla dignità della persona umana. Allora, come è stato detto, occorre concretizzare una nuova carità che non si esprima solo in atteggiamenti pietistici, non si esprima soltanto, diciamo, in atteggiamenti che siano soltanto praticamente visioni personali di intelligenza, ma sia qualificata e che sia intrisa anche di coraggio apostolico e di impegno professionale, diciamo, cristianamente ispirata. Forse dovremmo ricordarci che il medico è sale e luce. Credo che come sale dovremmo dare sapore, come luce dovremmo dare cura, dovremmo dare azione che ci faccia uscire dalla irrilevanza per essere testimoni credibili. Io non posso non riconoscere che siamo in una situazione culturale e sociale nella quale si propongono anche fantasiose esperienze di edonismo giuridico e si declinano anche con spregiudicatezza tante problematiche connesse al nascere, al vivere, al soffrire e al morire. Oggi sono tutti pronti a proporre stili di vita nel mondo più variegato possibile e anche in questo senso si celebrano soluzioni di morte. Io sono, tutti lo sapete, ginecologo e mi sono dedicato alla problematica della prevenzione dell'aborto e vi posso dire che la legge 194, che era una legge di compromesso, è stata la legge più libertina e più aperta a qualsiasi discorso, tant'è che in questo periodo storico, e lo devo dire, si sta parlando e c'è chi ha proposto recentemente l'aborto post nascita, che secondo la visione di una medicina di qualche anno fa veniva definito invece infanticidio, destinato a spegnere la vita di malformati sfuggiti ad una impietosa diagnosi prenatale che propone sempre più di frequente scarti umani e omicidi selettivi. La discussione che in questo periodo si sta facendo in Parlamento, che è una discussione accesa anche nel passato, in onta alla legge 38 del 2010 che garantiva, avrebbe dovuto garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ma riconosciamolo che questa legge su tutto il territorio nazionale è ferma all'anno zero. Allora
ci sono preziose opportunità. Sono state anche dall'AMCI fortemente volute e proposte in tempi non recenti, ma sono state, mi ricordo l'impegno di Virgilio, è opportuno che proprio in questa sede romana si ricordi l'impegno di Virgilio quando da vice ministro della sanità parlava di queste cose. Queste opportunità sono rimaste frenate e poi non sono state garantite universalmente sul territorio nazionale. Credo che le libertà assolute debbano essere un momentino, in un certo senso non si limita mai la libertà di nessuno, ma quando queste libertà orientano al disumano, quando queste libertà cominciano ad orientare verso il disumano ragionevole per pietà e vogliono portare anche alla, diciamo così, alla problematica di parlare di una legge che sicuramente può avere delle contraddizioni, noi dobbiamo stare, io credo, molto 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 attenti. Noi siamo per la vita e abbiamo bisogno di una medicina umanizzata. Io credo che abbiamo bisogno di rileggere i documenti del Magistero attinenti ai problemi di bioetica, la Donum Vitae, la Salvifici Doloris, l'Evangelium Vitae, la Christi Fidelis Laici, la Samaritanus Bonus e tanti altri documenti che sono contenuti in quel percorso di cammino con Papa Francesco che abbiamo fatto. E credo che dovremmo dire anche con convinzione che non possiamo accettare un disumano ragionevole per pietà, perché tra le tante problematiche del fine vita ne emergono alcune: la rinuncia e rifiuto alle cure, il suicidio medicalmente assistito. Attenzione, questa è l'addizione, ma nella legge c'è riportato morte volontaria medicalmente assistita. Non lasciamoci ingannare o praticamente restare nell'incertezza. Stiamo parlando di una legge che sta proponendo la morte volontaria medicalmente assistita. E non dobbiamo nemmeno avere paura di confrontarci anche con un referendum. Non è possibile fare leggi al ribasso. I medici cattolici rappresentano questa esigenza, a mio avviso. C'è una incompatibilità tra l'agire medico e l'uccidere, perché chi esercita la difficile arte medica non può scegliere di far morire e nemmeno di far vivere ad ogni costo, contro ogni ragionevole logica. E allora credo che dovremmo un momentino riunirci tutti insieme e soprattutto evitare dei conflitti nell'ambito proprio del nostro essere cattolici cristiani e impostare alcune esigenze di rinnovamento che possono far parte di un vissuto nuovo dell'AMCI. Apportandomi il saluto del Cardinale Menichelli, il nostro assistente spirituale, io voglio sottolineare qui, se me lo consentite, proprio un qualche minuto in più, quello che il Cardinale ci ha sempre detto: identità del medico, attenzione, formazione adeguata, secondo punto, terzo punto, servizio concreto con un surplus di umanità attraverso il quale possa rendersi concreta la figura del buon samaritano. Queste tre esigenze nell'AMCI vanno sapientemente impastate, non solo impostate, ma devono essere impastate. Ci sono queste lacerazioni, ci sono delle inquietudini nella politica che è diventata litigiosa e rissosa, e noi dobbiamo scegliere una linea direttiva che non ci faccia inciampare in pericolose derive morali per leggi disattese, vedasi quella della impostazione delle cure palliative, o in pericolose derive morali anche per leggi imperfette, che sono tra l'altro proposte frettolosamente su
piani inclinati e scivolosi, senza che si sia data alcuna possibilità di intervenire, e noi siamo pronti ad intervenire, ma dovremmo attuare un discernimento cristiano della realtà. Noi dell'AMCI non siamo né di destra né di sinistra, ma siamo per una relazione interpersonale che faccia crescere la qualità umana, promuovendo il bene, la carità e la pace. Non possiamo non riconoscere che siamo in una situazione culturale e sociale nella quale si propongono le più strane cose. Ma quando parliamo degli adulti avviati alla società, dalla società verso le fasi che in mal modo si definiscono terminali, siamo nel pieno di un dibattito che va affrontato, perché non dobbiamo nemmeno dimenticare che il fine vita qualche volta coincide con l'inizio della vita. Io che ho fatto sempre, da sempre, diciamo, sono stato attore di drammi e di situazioni particolari nei quali la nascita già si confronta alla nascita con la sofferenza e anche con il rischio di morire, non possiamo accettare che ci sia una impietosa, diciamo, deriva nei percorsi di disabilità. E soprattutto non possiamo preporre quello che oggi facilmente viene proposto, di eliminare i cosiddetti scatti umani nei bambini con gli omicidi solitivi e negli adulti per coloro i quali non sono più produttivi. Terapie palliative e hospice dovrebbero occuparsi dell'ultimo miglio di strada, e lo dovrebbero fare per i bambini e lo dovrebbero fare per gli adulti. 15.000 bambini in Italia disabili sono abbandonati, e sono così piccoli questi e sono ancora più traditi, perché vengono lasciati soli con le famiglie nel profondo dolore fisico, morale, psicologico e sociale. Sì, allora l'AMCI, io credo che debba agire in questo senso, nel senso dell'aiuto più intenso alle famiglie, nel senso di una maggiore umanizzazione nell'ambito delle varie scelte, ma soprattutto nella promozione e nella, direi, forza, il coraggio di promuovere nuove politiche sanitarie per le cure palliative e far incrementare nei bilanci le risorse per la diffusione delle cure palliative. Perché se noi non agiamo in questo senso, allora va bene anche una legge al ribasso. Ci accontenteremo? Io non sono contento, mi dispiace dirlo. Non sono contento di accettare, diciamo, situazioni a ribasso, e comunque, come abbiamo detto nel nostro documento, in pieno accordo con il cardinale Menichelli, il medico cattolico faccia, diciamo, riferimento al suo codice etico e soprattutto al suo codice morale. Questo volevo dirvelo con, diciamo, forse con diciamo molto molto impeto, perché tutta questa situazione è una situazione che per certi aspetti mi inquieta, e credo che inquieti ognuno di noi, e ovviamente ci dovremmo anche interrogare se abbiamo fatto abbastanza e se possiamo ancora fare di più in questo delicato momento e questo delicato percorso, anche in riferimento all'attivazione di quei politici che noi conosciamo, che dovrebbero in un certo senso, con azioni intelligenti, suppletive e creative, creare anche un passaggio verso quelle diciamo azioni di coraggio apostolico e di impegno professionale cristianamente ispirato. Io vi ringrazio molto, vi ringrazio per quello che voi fate, ringrazio proprio la sezione di sede diocesana dell'AMCI di Roma,
la presidenza nazionale confida moltissimo nelle azioni, confida moltissimo nella coerente impegno, confida moltissimo per l'aiuto che ci potrà dare e che ognuno di voi potrà dare per il bene comune. Grazie molto. Grazie al professor Filippo Boscia per la sua passione, per l'impeto generoso con il quale ci ha condotto in queste conclusioni. Allora, prima di salutare tutti, solo un'informazione. Avete visto come la giornata mondiale del malato, la 30ª giornata mondiale del malato, è stata scelta dalla Conferenza Episcopale Italiana per mandare una lettera ai curanti, si intitola proprio così, Lettera ai curanti, nei quali i vescovi italiani esprimono tutto il ringraziamento, la gratitudine, l'affetto a noi medici e a tutti i curanti. Molto bella questa lettera, molto intensa, è disponibile sul sito dell'AMCI Roma già da oggi pomeriggio e quindi la mettiamo a disposizione di tutti. Allora salutiamo e ringraziamo con grande, grande affetto Don Mauro Cozzoli che guida dal punto di vista spirituale l'AMCI Roma. Grazie per le tue parole, grazie per tutto Paolo, quello che fai. Grazie. E grazie davvero. Salutiamo Dario Sacchini, il vicepresidente, Francesco Bungaro, il segretario, Maria Ninchieri, Gianfranco Donnarini e Alessia Rabbini, che sono intervenuti e che ci hanno dato una pillola di saggezza. E ringraziamo infine il professor Boscia. Ecco, salutiamo tutti e alla prossima, con grande affetto. Questo video sarà disponibile su AMCI Roma già domani e è disponibile ad essere diffuso ovunque. Maria, contiamo anche su di te. Un abbraccio a tutti.